Le delicate vicende politiche italiane richiedevano che il capo dello Stato intervenisse e lui, Giorgio Napolitano, non si è risparmiato, anzi. Per qualcuno però è stato di parte, per altri un punto di riferimento. Contrastanti sono i giudizi dei parlamentari salentini sull'operato del Presidente della Repubblica, oggi dimissionario. Personalità, saggezza, garanzia e alto senso delle istituzioni riconosce a Napolitano il deputato del Partito Democratico Federico Massa, secondo il quale il Presidente è stato un punto di riferimento fondamentale di tenuta democratica delle istituzioni in 9 anni difficili e complessi caratterizzati da una crisi economica e finanziaria senza precedenti. Di tutt'altra natura la considerazione della senatrice Barbara Lezzi, esponente del Movimento 5 Stelle. Noi siamo sollevati da queste dimissioni, noi ci auguriamo adesso un nome finalmente super partes, che sia libero da questa mania dell'inciucio che ha avuto Napolitano, che purtroppo ha, secondo noi, insomma, e secondo me in particolare, ha violato il suo mandato in più di un'occasione, anche con dichiarazioni quantomeno imbarazzanti. Ricordo positivo per la senatrice Adriana Poli Bortone, figura storica della destra leccese. L'ho trovato sempre una persona molto, molto equilibrata. Indubbiamente di parte, però quando ha ricoperto dei ruoli istituzionali li ha ricoperti sempre con grande equilibrio. Ho avuto dimestichezza con lui come collega, se mi è consentito dirlo fra virgolette, al Parlamento europeo, ed anche da sindaco. Io ricordo che era ministro dell'interno. Per Dario Stefano, senatore di SEL, ora occorre una figura che sia gradita non soltanto da qualcuno, ma da tutti. Non ho condiviso tutte le scelte di Napolitano. Io, ad esempio, avrei preferito che l'Italia, in quella crisi politica del 2011, andasse a votare e restituisse agli elettori il mandato per la scelta. Pur tuttavia è innegabile che la figura di Napolitano ha rappresentato in questi 10 anni un momento, diciamo, di autorevole riferimento nazionale per la politica e non solo.